Salve! Ma la sedia? Vabbè. Allora, signori, iniziamo questo episodio col botto. Ah, sicuramente per quanto sono scemo avrò messo il meme dell'esplosione, ma vabbè, fa sempre ridere. No, perché ho tolto sta cosa. Allora, iniziamo questo episodio craftandoci tutta l'armatura in full diamante. Oddio, potremmo fare anche 8 blocchi di diamante. Vabbè, non li faremo mai, però, oddio, mai dire mai. Però appunto per il momento volevo semplicemente craftarmi l'armatura in diamante. E soprattutto vorrei provare a incantarla. Però, dato che nell'ultimo episodio, nel quale andiamo a costruire un bioma, sono morto come un idiota sostanzialmente, perché sì, idiota è il termine giusto. Non possiamo incantare, almeno credo. Quindi nel dubbio mi prendo i lapiscazzoli, battuta infelice, e vediamo se riesco a incantare, anche se non credo proprio. Quindi nel dubbio volevo iniziare proprio una cosa alla veloce, una cosa di 30 secondi, prendendo la nostra canna da pesca. Andiamo un attimo a pescare nella farm e soprattutto mi piglio dal cibo perché sto morendo di fame. Ok, quindi facciamo un salto alla farm di pescola e poi vediamo appunto il da farsi. Allora, mi avete scritto un casino di consigli ultimamente, ma tipo un casino, sto cercando di seguirli tutti. Ovviamente è impossibile farne tantissimi in un episodio, a meno che non siano piccoli consigli, ma vabbè, avete capito. Praticamente mi avete detto, e mi è venuta anche una mega idea, di fare un castello. Dicevo, mi è venuta una mega idea, fare il castello. Vabbè, qua non si pesca niente neanche a pagarli. Il castello, dicevo, l'avrò detto 7 volte. Sì, voglio farlo, ma ci metterò un secolo. Ora non so se fare piano piano FK, la targhetta nome, bene, oppure in game, non lo so. Tra l'altro nell'ultimo episodio vi ho detto che dovrei finire quel coso lì, quel bioma, però non ho voglia per il momento. Dovrei anche andare in esplorazione della giungla, ma non saprei dove partire, non lo so. Volendo possiamo farci un episodio in miniera. Ci facciamo un episodio in miniera. Boh, non lo so, non l'ho preparato bene questo episodio in realtà. Totalmente a caso, prendiamo le provviste necessarie, andiamo in esplorazione. Non so quanto lo farò durare, magari facciamo un pezzettino esplorazione, un pezzettino il resto, boh, non lo so. Cioè il resto è molto generico. Io direi che abbiamo tutto, l'unica cosa che manca è il cavallino. Quindi ci andiamo a prendere il nostro carro e il nostro cavallino e andiamo totalmente in esplorazione. Le cesoie. Sì, dai, prendiamoci le cesoie, perché mi avete detto che per abbellire la cosa segreta, la base segreta, con appunto le cobweb, si possono prendere con le cesoie. Vabbè, ho parlato malissimo, ma spero abbiate capito. Quindi cesoie alla mano e si parte. Tra l'altro me l'avete anche chiesto in tantissimi, devo fare la farm di ferro automatico, semiautomatica, dipende, pur sempre una farm di ferro. Oh mio Dio, quello lì sembra un cavallo, quella montagnetta, bellissimo. Vediamo se da qui si vede meglio. Cioè, a me sembra un cavallo o un drago. Dall'altra parte mi sembrava un elefante, cioè quella montagnella. È stupenda. Fatto sta che appunto dicevo, devo fare la farm di iron. Quindi state pronti che nei prossimi giorni di sicuro ve la porterò. Ora capisco un po' come farla e poi ve la porto. Non so perché non ho preso la spada di diamante, sinceramente non lo so, l'ho lasciata lì incustodita nel mio magazzino. Però va bene così. Ora qua c'è troppa acqua, sinceramente non vorrei far annegare il mio povero cavallino, che lo chiameremo Spirit, il cavallo selvaggio. E andiamo. Andiamo ad esplorare. Ma io l'ho presa le coordinate. No, oddio, perché io c'ho sempre sto disagio del le ho prese o no le coordinate. Non mi ricordo, onestamente non mi ricordo. Quindi, se non dovessimo mai più trovare il nostro villaggio, beh, almeno abbiamo un cavallino. Non è vero, voglio trovare il villaggio, vi prego. Controllerò dopo se ho preso le coordinate, perché altrimenti sarebbe una grossa tragedia. Oh, stai buono lì, zombie. Oh, annegato. Guarda questo cosa sta facendo, sta ballando. Vabbè, avevi finito di ballare? Ok. Allora, è un po' che sto esplorando in realtà. Cioè, sto andando bello lontano. Però non sto trovando... Mi sono bloccato. Non sto trovando niente di incredibile. Cioè, l'ultima volta abbiamo trovato un villaggio, Quindi tanta roba. Però sto Oddio, sbloccati! Sto parlando, però dai, sbloccati! Oh, dicevo, l'ultima volta ho trovato un villaggio, quindi siamo stati abbastanza fortunati. Adesso, però, non stiamo trovando niente. Fatemi vedere se c'è qualcosa. Sali su. Oh, sì, sì. Andiamo lì. Bene. No, scusa, cavalli. No, scusa. Ok, cosa si dà da mangiare al cavallo? Non lo so. Bene, che cos'è? Tipo la clay. Bene.
Sì, ne devo prendere un botto, no, signori, ne prendo un cifro, voi non avete idea, io sto qua 7 giorni a farmare. Perfetto. Allora, cavallino, non facciamo cavolate, stai lì un attimo. Sabbia rossa, bene, benissimo, tra l'altro c'ho la pala mezza scassata. Benissimo la sabbia rossa, può essere molto utile per molte costruzioni. Devo ricordarmi queste coordinate, potrei farci la foto. Oh, anche gli alberi diversi, bene. Benissimo! Oh, siamo entrati. Cavallino, se io ti perdo. E tra l'altro mi prendo anche la terracotta perché può essere utile. Mi prendo un po' tutto in realtà. Vediamo che cos'è questa. Terracotta arancione, ok. Gli arboscelli li ho presi. E il brutto è che si sta facendo notte. Non l'avevo prevista in realtà. Cioè, era la cosa più facile da prevedere, ma non l'avevo prevista. Ecco, sento già i mostri, peggio mostri. No, non è come sembra. Non voglio farvi del male. Voi non volete fare del male a me, giusto? Giusto? Allora, qui c'era dell'altra clay da prendere. Oh, bene! Oh, quanta roba! Ok, allora mettiamo un attimo le torchic. No, abbiamo trovato. No! No! È tipo una miniera. Eh sì! Oh yeah, boys and girls! Perfetto, allora esploriamo anche la miniera. Quanta roba sto trovando? Non ho più la spada, quindi vabbè, appena mi si distrugge ne faccio un'altra. Guardate qua cosa c'è. È la nostra ragnatela. Bravi ragni che fate le ragnatele. E sono abbastanza sicuro che sotto questo coso ci sia qualcosa o una miniera. Oddio, ora non ci vedo. Oh, una miniera! Ok, allora, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Perfetto. Ma io ci ho paura, eh. Allora, intanto prendiamo il cavallino. Facciamo così. Andiamo a prendere il cavallino e ci esploriamo la miniera. Ok, l'episodio è svoltato, signori. È svoltato. Dove sei, cavallino? Amico! Guardate quanti zombie The Walking Dead! No, vabbè. Ta-t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 a
in testa, pugni in testa. Ok, troppo pericoloso, troppo pericoloso. Dove sei, cavallino? Ciao, cavallino. Vieni, dobbiamo andare a nasconderci in miniera. Che è una frase un po' particolare, però lo faremo. Corri verso la miniera, cavallino. Cavallaia, scusa. Io direi che ti chiudo qua, va, per sicurezza. E facciamo così, anche molto stiloso. Mi crafto una spada in table con la mia cosa sto dicendo? Inizia l'esplorazione frenetica della nostra miniera. E nel dubbio ci prendiamo altre di queste. Ah, tra l'altro mi prendo anche questi, va? Che fidatevi che sono un mega risparmio di materiali. No, scusa. Perfetto, e ora sì che possiamo andare ad esplorare. Abbiamo il cibo, sì, ce l'abbiamo il cibo. Ed esploriamo, mamma mia se sono gasato. Cosa potremmo trovare secondo voi? Un muro. Però... però almeno troviamo anche delle rotaie. Quindi di qua è stato esplorato. Di qua per ora non c'è niente in realtà. A meno che non vada giù. No, non c'è niente, ok. E quindi ce ne andiamo dritti dritti verso di qua. E non c'è niente neanche di qua. Ok, perfetto. Miniera, non facciamo errori perché sei molto interessante e sinceramente non vorrei sprecarti. Quindi, vedi di farmi trovare qualcosa. Allora, il cavallino lo lasciamo ancora qui. E io me ne vado ad esplorare esattamente di qua. Perfetto, infatti avevo visto un'altra entrata. Oh, guardate che bello come si dirama la nostra piccola, ma neanche troppo piccola, miniera. Sarà una miniera di diamanti? Sarà una miniera senza assolutamente niente? Non lo sapremo mai. Io so solo che 40 torce dovrebbero bastare, però non è che abbia tanto carbone. Oh, del carbone. Oh, guardate che passaggio si è aperto. Ma non ci credo, ma wow, ma stupendo. Cioè, ho rotto un pezzo di sabbia e si è aperto sto delirio con delle scale. No, oh, vedete? Vedete, ora mi prendo anche il minecart. Minecart. Beh, signori, come è giusto che sia in una miniera è pieno d'oro. Però, sapete cosa sarebbe bello trovare? Dei diamanti. Tanti diamanti. Ma tipo un'infinità di diamanti. Allora, io continuo l'esplorazione, però... a parte che sento dell'acqua incredibile. Oh, infatti mi sembrava di sentire roba. Vedete che continua. Cioè, una miniera infinita praticamente. Appena vai in un pezzo, ferma l'acqua. Oh, Dio che fastidiosa l'acqua. Appena scavi un pezzettino, sbam, bam, bam, che ti sbuca un altro pezzettino di miniera. E che fai, non lo esplori? Certo che lo esplori. Che facciamo, andiamo sotto in profondità? O esploriamo verso di qua? Ho fatto anche la rima, perché mi sa che c'è roba. Non lo so, dai, andiamo giù. L'errore più grande della vita, signori, mai scavarsi sotto i piedi. Potreste incappare in della lava. Però mi è andata bene, quindi, ok. Altro oro per noi, abbiamo scoperto una miniera, cioè... c'è una miniera, un dungeon, vabbè, chiamatelo come volete. Io so solo che siamo partiti alla ricerca di praticamente nulla e abbiamo trovato praticamente tanta roba.
Quindi ora vorrei concludere trovando dei diamanti. Dovrei anche tornare a casa in realtà, ma a quello ci penseremo dopo. No, 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 è sbucato dal nulla. Wow, 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 stia buono lei, cosa ci fa qua sotto? Cosa ci fa qua sotto tutto solo soletto? Voglio scendere al livello dei diamanti, quindi facciamo una cosa del genere. Don't try this at home, ma tipo assolutamente mai nella vita. Quindi facciamo che adesso... Ok, mi si è pure rotto il piccone. Quindi io direi che siamo al livello 10, perfetto. Quindi il livello giusto per scavare. Cioè, guardate cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato la bedrock. Davvero la bedrock abbiamo trovato? Davvero gioco? Cioè, siamo arrivati a trovare la bedrock, ma non i diamanti. Quanto sarebbe bello poter farsi tipo un'armatura in bedrock. Vi immaginate, che delirio. Lava. Lava significa diamanti. Diamanti significa cosa? Oh, quanti siete? The Walking Dead. Previously on AMC. Dicevo, vedete che qua si scende, qua si scende, qua si scende. E c'è della lava. Però siamo al livello 11. È pericoloso. Purtroppo mi sa che non troveremo nessun diamante. Peccato, peccato. Andiamo a vedere vicino alla lava. Poi in caso inizio a tornare di sopra. Allora datemi i blocchi, ok. Mi sa proprio che non... No. Non c'è più la lava. Perfetto. Questo era il segnale che devo tornarmene sopra. Ok, è stato un piacere. Ciao, ciao. Oh, finalmente sono uscito. E vabbè, ad accogliermi c'era un ragno. Ma la domanda è... dov'è il cavallino? Cioè, potrei aver fatto una stupidata e averlo abbandonato all'interno di una miniera. Mio Dio, cavallino, mi dispiace. Ah, forse è qua sotto. Sì. Che chiulo. Ah, mi prendo pure dei cactus, va? Cavallino, ciao cavallino, quanto mi sei mancato. Ok, e ora dobbiamo solamente trovare la strada di casa in questa notte tortuosa. No, 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 no! Ora magari vi faccio il taglio, cioè magari sicuramente vi farò il taglio, però devo trovare la strada di casa perché la nostra esplorazioncina ce la siamo fatta. La foto, le coordinate l'abbiamo fatta e adesso devo trovare solamente casa. 3 hours later. Sì, sì, sono tornato. Ciao casa, dopo anni, ciao, oh mio Dio quanto è brutto, non finito, ma ciao casa. Sì, finalmente, ora mettiamo via il cavallino e possiamo dichiarare finita questa esplorazione. Ci ho messo un quarto d'ora a tornare, se non di più. Oh yeah, sei stato molto bravo cavallino. Tra l'altro nel ritorno sono anche caduto in una grotta, vabbè, l'avevo tagliato, ci ho messo 3 ore ad uscire. Ciao, ciao a tutti amici, entra dentro. Quindi signori, dall'alto della mia stalla mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Io vi ringrazio per la visione, è stata un'esplorazione lunga ma interessante, abbiamo trovato cose abbastanza interessanti. Ribadisco il ringraziamento e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao, è stato stancante, stancante.